A Mogno, frazione di Fusio, il 25 aprile di 10 anni fa, una valanga scesa dal Monte Zucchero spazzava via la chiesa di San Giovanni Battista del 1600 e la torba, monumento storico, pure del XVII secolo, e una quindicina di abitazioni. Occorre risalire al 1667 per trovare documentato un avvenimento analogo. Allora la valanga uccise 33 persone e il villaggio fu completamente distrutto. 10 anni fa non ci furono vittime perché in quel momento le case di vacanza non erano occupate. Sollecito l'intervento della Protezione Civile di Locarno impegnata nello sgombero delle macerie e nel recupero di quel poco che era sfuggito alla furia della neve. Fu questo uno dei primi gesti di solidarietà nei confronti di Mogno. A questo ne seguiranno altri sempre più incisivi, voluti per consentire la rinascita del villaggio. Un villaggio prima di allora poco noto, ma destinato ben presto a imporsi all'attenzione del pubblico. Tra quanti collaboreranno all'opera di sgombero delle macerie, anche numerosi giovani. Nell'estate di 10 anni fa, studenti di 8 paesi faranno del villaggio un campo di lavoro dove si parlano le lingue più diverse, dal tedesco all'italiano, dallo spagnolo all'inglese. La voglia di ricostruire è grande. Segno per eccellenza della vita comunitaria è la chiesa. Quella di San Giovanni deve essere ricostruita. All'idea dell'oratorio tradizionale con l'aula rettangolare e il tetto a 2 falde si contrappone un progetto del tutto innovativo. È il 25 aprile dell'87 a Cevio, Mario Botta presenta il suo progetto. Un corpo edilizio a pianta ellittica che si sviluppa in verticale e che è tagliato sull'asse est-ovest in modo tale da ridiventare cerchio. I lavori per quello che è stato e forse lo sarà ancora lungo, l'edificio sacro più discusso del Ticino, cominceranno nel giugno del 92. Il cantiere rimarrà aperto per 4 anni e domanderà investimenti per oltre 2 milioni di franchi. Mogno diventerà punto di riferimento per la consueta e antica disputa sugli interventi architettonici nei cosiddetti nuclei storici. Tra i segni della rinascita anche il restauro di una centralina idroelettrica di inizio secolo, curato dagli allievi della SPAI, la scuola professionale artigianale industriale. Si è voluto così evitare la perdita di un'importante testimonianza del passato. Dopo 9 anni di silenzio nel luglio dell'anno scorso, le campane di San Giovanni Battista fuse 300 anni or sono riprenderanno a suonare. La sfida raccolta 10 anni fa è giunta all'epilogo. Ora suonano per annunciare la dedicazione della nuova chiesa. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Riuniti per dedicare al Signore Dio questa nuova Chiesa, una grande gioia pervade il nostro animo. È la tappa conclusiva di un cammino sofferto. Al di là di tanti problemi concreti,
ci vogliamo sentire uniti nella comunione di Cristo. Partecipiamo intensamente a questa celebrazione, ascoltando la parola di Dio e cercando di penetrare il significato dei riti. La comunità cristiana, nata da un solo battesimo e nutrita alla stessa mensa eucaristica, cresca in tempio spirituale e intorno all'unico altare si rafforzi e progredisca nell'amore che lo Spirito Santo diffonde nei nostri cuori. Eccellenza, a nome dell'architetto Mario Botta e di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di quest'opera, memoria del nostro passato e del nostro presente, ho l'onore, ho il piacere di consegnare a lei questa chiesa come segno di fede e di fraternità. Grazie. Varcate le porte del Signore con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Fratelli carissimi, prima di dedicare con rito solenne questa nuova chiesa, supplichiamo il Signore Dio nostro. Voglia benedire quest'acqua con la quale saremo aspersi in segno di penitenza e nel ricordo del nostro battesimo. Con essa saranno asperse anche le pareti e l'altare. Ci aiuti il Signore con la sua grazia, perché docili allo Spirito che abbiamo ricevuto, rimaniamo sempre fedeli al Vangelo nella Santa Chiesa. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini, non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo, Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo, immerso peccatore nelle acque del battesimo, muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed erede del suo regno. Benedici e santifica quest'acqua che verrà aspersa su di noi e sulle pareti di questo Tempio, perché sia segno del lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e Tempio vivo del tuo Spirito. Concedi ai tuoi fedeli, oggi raccolti in questa Chiesa, e a quanti in futuro vi